Nell'incominciare questo video volevo scusarmi per questo periodo d'assenza, ma sono stato molto occupato per la scuola. Ah sì, comunque ho cambiato anche lo stile di editing, quindi se vi può piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche. Tutto questo, buona visione! Gemite Funza. Ciao Funza. Allora, racconta cosa sta andando la situazione perché sei a casa mia. Perché fuori fa troppo freddo. Quindi sono a casa di Alcott since 1990. A mangiare la pasta col pesto. Ci sta lo snack di mio zio. Guardate. Ma perché? Allora, siamo qua oggi con Jimmy e Jimmy ci spiegherà come passare attraverso i cancelli. Devi fare la tua tecnica, mi dispiace. In questo caso, ragazzi, dovete fare questo. Aia, poi dietro. Voi dovete capire che lei è così tanto stecca che riesce a passare in mezzo ai cancelli. Dai, dai, che sei già entrato. Mi apri, bro. Bellissimo. Hai presente quei giochi in passato dove ognuno ha le sue proprie abilità e aiutava uno l'altro con le proprie abilità? Io ho abilità a sfondare le cose, tu passare in mezzo attraverso le cose. Immaginati se siamo in un posto abbandonato e bisogna entrare, l'unico modo è così. Tu riesci a passare 100%. Io mi sento quando il sangue mi sta trasteringendo. Ah, comunque sto utilizzando di nuovo la fascia perché mi trovo più utile con questa fascia adesso. Ah, porco che male. Oh, ma te mi hai inviato un audio. Ma comunque io credo dovessimo andare più tardi, cioè alle 10 dovessimo incontrare, poi mi sono sbagliato quest'ora. Sì, un bacione, tanto lo sappiamo. Prendi. Arrivo. Sbrigati, arrivo. Che Jimmy è sotto casa tua e ti sta per citofonare 45 volte come... No, che non citofoni. Jimmy, non citofonare. Oh, scendo, datemi 5 minuti. Sono già i 50, oh. Alle 10 devo andare, siete voi in anticipo. Solo perché lui è... Dai, sbrigati. Guarda Matteo. Grazie, forte. Grazie. Oggi siamo qua con i miei Jim, bro. Porco tu! Quanti soldi che ha? Da quanto sei? Easy, easy. Indovina come siamo entrati. Jimmy è passato in mezzo alle sbarre. Esattamente. Oppure se non possiamo mangiare quello che c'è dentro, la leggi. Probabile. Mangiamo fuori. Salute i tuoi funzi. È Jimmy, la precedenza. È Jimmy, il video look, Margot. Ma potrà andare dove costato vuole quella del mio costume. Margot, andiamo? Che comunque tenere sta fascia in testa, che è stata proprio un'idea di madrem. Però si vede che sto correndo. Guarda, un aquilone. Ci ha creduto veramente. Vai, Margot. No, no, Jimmy. Oh, si sta ribellando al suo padrone. Che gioco. L'ha insegnato ad attaccare. Ah, attacca Jimmy. Se no, ogni volta che vedrà Jimmy, al socio Jimmy e l'attacca. Semplicemente c'ha la sacca da box. L'ho fatta sedere, ho tirato un pugno e ho detto che non ha fatto niente. Un pugno e ho detto attacca. È saltata, ha graffiato la sacca da box. Margot, attacca. Vai. Sola, guarda. Guarda come sta attaccata da sola. E se il Jessman è pieno di... Margot attaccherà. Quindi tu gli dici vai a farmi un panino. Attenta che... Margot, vicino. Vediamo se ci arriva. Vicino. Sputa. Bello, ha droppato il pezzettino di legno. Margot, ferma. Margot. Ferma. Ferma. Sit. Ferma. Ferma. Sit. Sit down. Vieni. Sicuramente. Margot, guarda, c'è la piscina, vai. Chiala, vai. Qua. Yeah. Poi vieni normalmente. Margot, vieni. Sì, ferma. Tu lascia, rimani lì, fermo. Ferma. Ferma. No. Ferma. Sitz. Dito cro. Sitz, cane di. Sitz, ferma. Vuoi mangiartelo? No, no, ma ora te lo mangi seriamente. Ehi, hey, ehi, hey, lasciaglielo. Guarda sta qua come... Come cazzo beve l'acqua? Dentro non specchiarmi. Prendo il cane. Che fungo? Vedi dire sitz. 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 Platz. Sitz. Platz. Platz. Ma la stai mandando? Schifia. Ma adesso. Platz. Margot, sitz. Dammi la zampa. Zampa. Zampa l'altra. Ma perché te le hanno bruciate? Non lo so, qua c'è paglia, guarda. Ma te è diventato un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano. Fa così, vedi. Cazzo stiamo andando. E vabbè, c'è gente che lo fa. Ma dove cazzo stiamo andando? Nelle rovine. Vabbè, dai, raga, a questo punto andiamo a cercare il warden con un cane da guardia. Porca no, no, ma cagando. La porca traio. Io sto schedato, lo stinco di Minecraft. No, dai, dimmi che non la prendi con le mani. No, quello di... basta, bella. No, ma io che cavolo. Sta qua mi porta a spasso a me. Devi fare l'uomo. Ma vai a ne siamo da
Io sento puzza di adrenalina proveniente dalle mani di Matteo. Bro, ma tu non è che devi mangiare le pizzette con la puzza di Oh Matteo, ti ricordo che qua c'è un altro cane. Ma che la borsa di Matteo. Se corri sei Amargo, non ti so Amargo, davanti a me puzza di Però in effetti ha ragione Jimmy, c'è una puzza di brand qua dietro. Sì, bra, ma siamo in mezzo alle campagne tibetane, sì. Dobbiamo passare di qua, aspetta. Dobbiamo mangiare qua? Sì, Renault. Vati al G-Span. Croissant al pistacchio. Un quadro schermo bianco, non so quanto è che vedano. Cos'è il gelatino? Cos'è? Allora, pistacchio con un uovo. E il gelatino. Siamo qua con Emilio. Saluto. Ciao. In cassa. Allora, non avevano più le croissant al pistacchio, però mi hanno dato in cambio una ciambella. Quindi vabbè, va bene lo stesso. E poi c'è questa cosa qua che c'era. Incredible! Che cioccolato. Ci sono in pratica. In pratica sono vicino al parco quello lì, dove loro sono in praticamente là in fondo. E sperando che adesso non trovo barboni. Loro hanno detto che erano al parchetto di legno. E questo qua è l'unico parchetto di legno che c'è. Loro sono esattamente là in fondo. Adesso proverò un attimo a fare il cacchio addosso se mi vedono. Aspettate. Non so perché non sento rumori. Mi sto leggermente cacando addosso. Che cazzo stanno questi mo? Hanno detto che erano dentro il parchetto. Adesso io vedo dove cazzo stanno. Facendo un rumore da far schifo. Mi sto cagando addosso perché non li vedo. Non credo che siano dentro. E poi io spero che siano fuori, perché poi io non so come uscire da qua. Sono là in fondo. Bella. Vai, sì, che snack. Bravo, sempre giù. Adesso io come snack esco? Come sei entrato? Ah, bene, effetti. Chiude quel passo. No, c'è un'altra entrata di fianco. So, danna cagosi. Cagando addosso, riga, porca. Ma dove mi prendi il tuo palco di me? Non entro più in questo parco di me, tutto il buio, non si vede un smacchio il moto che verrebbe. Madonna, paura. Ragazzi, il vostro prankers non ce l'ha fatta a prankare. Nobody believe you, you lost again, I like it off. Vabbè, non so come sia possibile, ma tipo oggi non ho dormito niente. Prente? Io sono tipo andato a dormire alle 3 del mattino all'incirca, perché non riuscivo a dormire, non lo so, mi sdraiavo, sto lì ore. Poi vabbè, ad un certo punto normalmente mi sono addormentato, però cazzo, ho dormito solamente 3 ore. E adesso vabbè, adesso sto aspettando l'autobus che 3 minuti. Però comunque, raga, io non so come, magari riesco a superare questa giornata, però probabilmente appena tornerò a casa morirò. E detto questo, vi aggiorno dopo in che situazione starò. Sta piovendo tantissimo. Correte. Allora, visto ma io sto Jimmy dirittare. Praticamente, ragazzi, sto prendendo lo scatto. Oh, raga, voi ce l'avete un amico che vi aspetta e sceglie. Chi non poteva essere che? Il giallo più tamarro di tutta la Lappa. Beh, va. Abbiamo depresso triste che usava il telefono? Sì. Corri. Madonna, raga.